Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Nerd Village. Oggi siamo qua su una nuova puntata di Ranked VGC 19 Sun Series. Mi raccomando, lasciate un bel like, commentate il video. Ragazzi, dovete commentare di più i video, nel senso, l'ultimo Ali Switch di Lunala non è andato benissimo a livello di commenti. E purtroppo, essendo ad oggi i commenti uno dei pochissimi modi che ho per interagire con voi e per sapere che cosa ne pensate del canale, a me serve un vostro feedback. Quindi lasciate tanti commenti sui video, lasciate anche tanti like, perché ragazzi, YouTube sta facendo come cazzo gli pare con le notifiche. Sono calate le visualizzazioni, cioè nel senso sì, sono sempre abbastanza, ma non sono abbastanza per quello che fa il canale. Nel senso, molti video arrivano a 300-400 visualizzazioni, adesso stiamo sulle 160-200, così. Quindi, se ho un problema di contenuti, me lo dovete scrivere nei commenti. Se ho un problema di altre cose, dovete mettere like in modo che i feed arrivino a tutti quanti. Poi vi ricordo che c'è qua sotto, se ve li doveste perdere, il canale di Telegram per rimanere sempre aggiornati sui feed dei video, la pagina di Facebook che ha praticamente lo stesso senso, quindi non farvi perdere quello che faccio. Detto questo, andiamo a vedere il team di oggi. Non ho portato un Ali Switch perché questo team che vedete l'ho fatto io, quindi non vi darò l'ETT perché mi ci sto trovando molto bene. Ve lo volevo portare per farvelo vedere, però non mi va di darvi l'ETT perché magari lo posso portare a qualche torneo. E diciamo che vederlo è diverso dal sapere di preciso cosa può reggere, cosa può non reggere quel tipo di Pokémon. Abbiamo un Oxernogre con un Kyogre Spex, abbiamo un Crobat con la Pagliapaperri per reggere tutti i vari eventuali psichici, Psyshock e via dicendo, mettere la Tailwind, Tauntare. Ah, fra l'altro devo correggere perché mi sono sbagliato, gli ho messo Protect. Abbiamo un Incineroar normalissimo, una Zarina per bloccare sempre eventuali priority davanti a Xerneas, quindi anche per evitare Tornadus, Whimsicott e via dicendo. E poi abbiamo il nostro amico Nilego, fidatissimo, per andare a fare danni in combo con Crobat e poi andarsi a bussare. Spero che il team possa piacervi. Posso lasciarvi il QR code qua sotto in descrizione, ragazzi, però abbiamo sempre quel problema che Crobat e Incineroar, nonostante vengano con le abilità giuste nel report del team, poi una volta che si scannerizza il codice vengono con Blaze e con Intravasso. Quindi non so veramente che cosa dirvi, grazie VGL. Andiamo a cambiare in diretta Crobat e ci vediamo nella lotta. Allora ragazzi, nella nostra prima lotta abbiamo un Kyogre Tornadus, molto bene, con Xerneas, Coco, Cartana e Incineroar. Allora io qua proverei a lidare con Zarina e con Xerneas, perché lui sicuramente liderà con Tornadus e Kyogre, quindi possiamo bloccare il taunt di priority di Tornadus, quindi già questa è un'ottima cosa. Possiamo proteggere Xerneas, andare a fare Power Whip su Kyogre, buttarlo giù e poi andare a setappare. Poi mi porterei Nilego, assolutamente, e poi mi porterei non Kyogre ma Incineroar, perché altrimenti se lui porta Cartana non sappiamo come buttarlo giù. Lui va di Tornadus e Xerneas, attenzione, interessante come scelta. Allora io innanzitutto andrei a fare Power Whip su Xerneas, più Geomancy. Molto bene. Perché al prossimo turno noi facciamo Feint su Tornadus, gli spacchiamo il Sash e di Dazzling Gleam dovrebbe venire giù anche Xerneas, credo. Vediamo. Ah, Xerneas fa Protect, perfetto. Lui ci vorrà buttare giù Zarina, invece no, mette la Tailwind, una scelta giusta. Magari entra con Kyogre. Il problema è che Kyogre... ah, in realtà potrebbe non essere più veloce di noi. Di Xerneas intendo, naturalmente. Quindi onde evitare cose strane, io vado a fare Protect con Zarina più Moonblast su Xerneas. Lui va di Moonblast sul nostro Xerneas. Vediamo, c'ha pure droppati, maledetto, infame. Veniva giù se non ci droppava. Sarebbe venuto giù assolutamente. Che palle ste cose. Io devo fare assolutamente... devo fare assolutamente Power Whip su Kyogre più Fake Out su Xerneas. Mandiamo Incineroar a morire, non mi importa, però Kyogre deve venire giù. Ok, perché adesso noi entriamo con Nilego che è Sash. Attenzione alla Tailwind, quindi io potrei anche fare
Protect con entrambi per far finire la Tailwind. Facciamo finire la Tailwind. Magari Xerneas viene giù di Feint, lo butto là, ma soprattutto abbiamo un po' di vantaggio in più, perché quel Coco è andato di Dazzling Gleam. Ok, bisogna vedere che tipo di strumento abbia, però il fatto che sia andato doppio potrebbe essere una buona cosa. Ragazzi, io mi devo per forza rischiare questa mossa qua, andare a fare Sludge Bomb su Coco, perché lui adesso va di Moonblast, noi la reggiamo, va di Dazzling Gleam, reggiamo anche quello, ci ha crittati su Zarina che non sarebbe mai venuta giù. Coco muore, però in realtà adesso noi mi sa che moriamo di Moonblast. Vabbè ragazzi, purtroppo, cioè, mi ha detto molto male, penso di averla giocata bene questa partita, ma mi ha detto molto molto male. Nel senso, perché Xerneas sarebbe morto, se non ci avesse droppati di Moonblast. Quindi, anche poi altre cose. Quindi, sinceramente, non penso di averla giocata male. Anzel, potrebbe essere lo stesso Anzel che segue il Pardo in realtà, vediamo. Col doppio Primal, è interessante. Io mi porto Crobat più Xerneas. Mi porto Incineroar e mi porto... Pensiamoci. Perché qui anche Nilego può far bene, però Crobat me lo devo portare in lead per forza, necessariamente. Io quasi quasi Nilego me la porto. Sarina no? Forse. Posso portare Kyogre a questo giro, sì. Lui ha... due counter e mezzo a Xerneas, io porterei Incineroar. Andiamo, lui mette Crobat, Groudon. Io vado di Crobat, Nilego. Perché? Il nostro Crobat è max speed, quindi in realtà ci andiamo a giocare la speed tie tendenzialmente sul taunt. Vado a proteggere Nilego. Perfetto. Ah, la mental herb, dannazione. E va di Rock Slide con Groudon, ok. Io qui ragazzi andrei a fare Super Fang. Più Grass Knot, tutto su Groudon. Magari lui con Crobat ci fa Taunt pensando che noi mettiamo la Tailwind. Invece no, la mette lui, ok, però Groudon muore. Quindi e andiamo a più uno con Nilego. Che di Power Gem dovrebbe shottare Crobat adesso più uno. Allora, Kyogre. Io devo fare questa cosa, far morire Crobat, in modo che possiamo fare Fake Out più Grass Knot su Kyogre. Perché ragazzi, è Sash... Nilego, quindi mi regge Water Spout. Il nostro Kyogre regge Water Spout e dovremmo fare doppia kill. Se, perché tuono Itta, siamo Specs, quindi lui ha la mental erba e va giù. Perfetto. Adesso a lui rimane un turno di Tailwind. Quindi posso fare banalmente Protect con Nilego più mossa al turno dopo. Lui ha Venusaur, noi siamo a più 2, vi ricordo, eh? E abbiamo Incineroar. Se dovesse essere Sash, abbiamo un Fake Out più un'altra mossa. Quindi andiamo a mettere Incineroar. Facciamo Fake Out più Sludge Bomb, che gli fa per uno, visto che è anche di tipo erba. Noi siamo a più due d'attacco, ragazzi, io penso che prenda più. Andiamo a fare Flare Blitz e Sludge Bomb. E Sash. Vabbè, abbiamo vinto. Abbiamo vinto perché tanto Nilego è più veloce. GG. Non so, Anzel, se sei quello che segue il Pardo. No, no. Se dovessi essere tu, GG. Button. Mi dispiace per la prima lotta perché mi sento proprio di essere stato axato malamente, sinceramente. L'ho giocata bene. L'ho giocata molto bene quella partita. Peccato. Però ci siamo rifatti con questa.
Andiamo a vedere il nostro terzo avversario che cosa ci offre. Io spero che il team vi piaccia. Nel senso, per me è fatto bene perché permette a Xerneas di setappare sicuramente bene. È un Oxernogre abbastanza normale, però abbiamo la presenza di Nilego e di Crobat che tendenzialmente non si gioca in Xernogre, che secondo me crea delle variabili che possono essere così. Questo l'ho beccato prima. Questo l'ho beccato prima. Questo Latias ha Alliswitch. Perché se lui stavolta cambia lead, no, lui sempre Latias Whimsicott. Attenzione, perché lui qui non ci può fare taunt su Xerneas. Quindi andiamo a setappare proprio easy. E andiamo a fare feint su Whimsicott per togliergli il Sash. Lui mette Tailwind, va benissimo. Icy Wind, ok. Questa cosa non va tanto bene, però anche sti cazzi, nel senso abbiamo davanti Whimsicott e Latias. Lui potrebbe farci Encore su Xerneas, quindi andiamolo a... Ah no, tanto abbiamo Zarina, non ci può fare Encore perché è una priority. Andiamo a fare Dazzling Gleam più di nuovo feint su Whimsicott. Lui va di Helping Hand su Latias, attenzione. Psyshock non butta giù Xerneas e noi facciamo doppia kill, molto bene. Lui mette Kyogre e Xerneas. Allora, qui la Tailwind più la Icy Wind potrebbe essere un problema. Noi dietro abbiamo un Kyogre Specs più Nilego. Quindi facciamo attenzione qua perché Xerneas andrà a setappare. Sicuramente. Io farei Protect più Power Whip su. Su Xerneas, ragazzi, perché se setappa. Io mi devo portare il range di Sludge Bomb con Nilego. Lui va di Ice Beam su Tsarina che regge. Ci procca la bacca. Ho messo la bacca sbagliata. No! Mamma mia, meno male che hittiamo. Ho sbagliato bacca, addio! Cazzo stai a dire? Allora. Il nostro Xerneas è più lento del suo. Io devo fare per forza doppia Protect, perché tanto lui mi butta giù Xerneas. Però è anche vero che al prossimo turno noi entreremo. No, 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 no. Devo fare così. Necessariamente. Vabbè, ci devo provare, raga. Dazzling Gleam non viene giù. Perché non hai fatto Moonblast? Perché giochi così? Perché non hai fatto Moonblast? Tanto di Ice Beam veniva giù, Tsarina, Cristo. Adesso, cioè, mi dovresti fare Moonblast su Kyogre. Ok. Adesso Xerneas. Ti prego, almeno avvelenati! Dai! Cristo santo! Vabbè. Vabbè ragazzi, io sinceramente non so che dirvi, nel senso quest'ultima lotta la lascio a voi il giudizio perché non la riesco a giudicare sinceramente, io penso di aver giocato bene. La prima lotta sicuramente è stata colpa dell'Axe perché ragazzi, chiunque venga a dire che non è colpa dell'Axe, per favore, cioè, non ne stiamo neanche a parlare. Comunque, io spero che il team vi sia piaciuto perché secondo me è fatto molto bene, ma non perché l'ho fatto io, sicuramente è migliorabile, anzi, se avete dei consigli scriveteli qua sotto nei commenti. Mi raccomando ragazzi, lasciate un bel like, tantissimi commenti, mi raccomando, condividete il video, noi ci vediamo nel prossimo episodio, tra l'altro oggi dovrei andare a prendere Let's Go Eevee in anteprima, quindi non è detto che nel pomeriggio non esca un secondo video, magari un mezzo vlog per farvi vedere la Pokéball Plus, ma tanto poi ne parleremo domani in live, spero di essere arrivato domani in live, già un bel punto del gioco per cominciare. A dire un po' che cosa ne penso. Naturalmente sarà tutto spoiler free. Io spero il 16 di poter fare una recensione o comunque se non dovesse essere il 16 qualcosa più avanti. Quindi mi raccomando, noi ci vediamo al prossimo appuntamento, ragazzi, un saluto del Village e bella per voi!